Buongiorno a tutti, siamo al debutto dei webinar di Oftalmologia Clinica che noi abbiamo ribattezzato Ofta Talk, quindi delle presentazioni ad alto profilo scientifico tenute dai nostri relatori. È stato ospite con noi primo della lista il professor Massimo Nicolò, che è nuovamente qui con noi nel 10 to 1, quindi 10 minuti con un professionista. Questa volta avremo l'onore di ascoltarlo non in un'intervista dal punto di vista personale, ma finalmente didattico e scientifico. Ciao Massimo, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Molto bene. Grazie per l'invito. Allora, oggi, se non ho capito male, ci parlerai di un long term follow-up di casi clinici di corioretinopatia sierosa centrale, un po' un tuo cavallo di battaglia, giusto? Sì, giusto. Io, insomma, mi occupo, mi piace, è un tipo di argomento che mi ha sempre affascinato e ho tanti casi con molto spesso ormai un follow-up di diversi anni, per cui mi farebbe piacere presentarli. Benissimo, allora ti cedo subito la parola, io mi metto in muto per non disturbare magari con rumori d'ambiente e prego, vai pure. Bene, allora, buongiorno nuovamente a tutti, grazie per l'invito. Oggi io vi presento 11 casi di corioretinopatia sierosa centrale, casi clinici, di come io abitualmente li gestisco e li tratto. Quindi iniziamo subito, non mi soffermo sulla, diciamo, sulla diagnosi di corioretinopatia sierosa centrale, perché è una patologia molto, molto frequente, molto comune, che non presenta particolari difficoltà diagnostiche. Viceversa, secondo me, ancora oggi la gestione e le modalità di trattamento non infrequentemente non sono sempre, secondo me, seguite al meglio. Allora, primo caso, paziente che si presenta all'esordio con un sollevamento sieroso del neuroepitelio, come succede nella stragrande maggioranza dei pazienti. Quasi sempre siamo pronti subito per fargli l'OCT e in effetti qui notiamo due caratteristiche, il sollevamento sieroso e la coroide, come potete vedere, che è a un certo spessore. Se ingrandiamo leggermente notiamo che è presente anche un piccolo distacchino pianeggiante dell'epitelio pigmentatore clinico. Questo paziente ci riferisce che è il primo episodio. Non c'è una storia anamnestica di patologie particolari e di assunzione di cortisonici e non è presente scompenso del epitelio pigmentatore clinico. Noi decidiamo comunque di eseguire la fluorangiografia. Io cerco di essere molto spesso meno attendista, quindi eseguiamo la fluorangiografia e in effetti quello che riscontriamo è un classico quadro di CSC acuta, con un punto di fuga cosiddetto, cioè un punto in cui il fluido guadagna l'accesso allo spazio sottoretinico, ben evidente, singolo, sufficientemente lontano dalla fovea. Vedete che l'epitelio pigmentato retinico circostante è sano, non ci sono particolari problemi. A questo punto cosa decidiamo di fare? La mia forma mentale in questi casi è comunque di trattarlo. Tendo a non aspettare, perché secondo me in queste situazioni un trattamento laser focale in quel punto è sicuro ed efficace e accelera e velocizza il riassorbimento del fluido, che è vero che prima o poi si riassorbe, però è anche vero che se glielo possiamo far riassorbire più velocemente, meglio ancora. Completo gli esami con di solito anche l'angiografia con il verde di indocianina, che in questo caso è poco informativa. Dopodiché procedo alla fotocoagulazione. Io oggi uso un laser a 577 nanometri, un laser giallo, ma i risultati sono sovrapponibili agli laser che si usavano un tempo, quindi all'Argon un laser addirittura o allo YAG a duplicazione di frequenza. Eseguo ma giusto 5, 6, 7 spot per determinare un minimo ingrigimento. Non voglio ovviamente fotocoagulare e creare uno sbiancamento, ma semplicemente creare una piccola reazione termica. E questo è il risultato. Siamo a marzo, il trattamento l'abbiamo fatto il 23 gennaio 2020.
2019, e questo è dopo qualche mese, marzo 2019. Notiamo che comunque c'è un piccolo effetto dovuto al trattamento fotocurativo, ma il paziente non se ne accorge minimamente, non ha nessun tipo di scotoma, il fluido si è completamente riassorbito. Questo è lo stesso paziente a un anno di follow-up, il paziente è 10 decimi asintomatico. Altro caso, paziente maschio con spondilite anchilosante, sottoposto ovviamente per la sua malattia sistemica a un trattamento corticosteroideo. Arriva da noi perché lamenta un calo visivo, vede 8 decimi, ha un sollevamento già piuttosto importante, si vede qui un piccolo distacchino del epitelio pigmentato retinico. Eseguiamo la fluorangiografia e notiamo anche questa volta il punto di fuga, quindi il leakage del passaggio dovuto al passaggio del fluido dalla coroide attraverso il difetto del epitelio pigmentato retinico nello spazio sotto l'epitelio, sotto il neuroepitelio, scusate. L'angiografia col verde di indocianina in questi casi mostra un certo aumento della permeabilità della coroide, in effetti, questo in parte anche dovuto al fatto che è un paziente sotto terapia con steroidea, per cui questo sicuramente può aver ulteriormente contribuito a generare un aumento della permeabilità della coroide. In ogni caso, questo paziente non presenta altre alterazioni e anche qui lo sottoponiamo a fotocoagulazione leggera, un leggero ingrigimento del punto di fuga che è sufficientemente lontano dalla fovea, e questo è il follow up. A un mese abbiamo ottenuto un risolvimento completo, anche se c'è un po' di rimaneggiamento del epitelio pigmentato retinico, però poi vedete che a 2 mesi, a 4 anni, la situazione si mantiene molto bene, il paziente ha avuto un recupero completo dell'acuità visiva ed è molto contento. Torna da noi nell'ottobre del 2017, quindi 5 anni dopo, perché lamenta un nuovo calo visivo e c'è una recidiva che, come vedete, è esattamente nello stesso punto. Abbiamo ripetuto la fluorangiografia ed è esattamente nello stesso punto, e a questo punto non abbiamo eseguito l'indocianina, siamo andati diretti di nuovo con la fotocoagulazione laser e in effetti abbiamo ottenuto anche questa volta un ottimo risultato. Questo è il follow up 4 dicembre 2017, 6 novembre 2018, il paziente continua ad avere una persistenza del risorbimento del fluido sottoretinico soltanto con 2 trattamenti laser nell'arco di 7 anni di follow-up. Altro caso, caso numero 3, 3 luglio 2009, quindi parliamo di veramente tanti anni fa, un OCT di vecchia generazione, ma comunque molto informativo, sollevamento sieroso del neuroepitelio. Vedete che l'autofluorescenza, che in questi casi è molto importante eseguirla, già ci dà l'idea che questo sollevamento è lì già da un po', e ha già creato una alterazione non solo dell'epitelio pigmentato retinico, e sono presenti infatti delle aree di ipoautofluorescenza, ma anche dello sfaldamento dei prodotti di degradazione dei segmenti esterni, quindi dei dischi dei fotorecettori, che sono responsabili della presenza di queste aree focali di iperautofluorescenza. Eseguiamo la fluorangiografia, notiamo che in questo caso anche la fluorangiografia ci mostra che l'epitelio pigmentato retinico non è perfettamente in salute in tutta la regione maculare. Ci sono delle zone in cui è distrofico e ci sono 2 punti, questo e questo, che a mio giudizio nel 2009 erano responsabili del leakage e quindi della fuoriuscita di fluido. In questi casi, spinto un po' così dall'entusiasmo che avevo a quei tempi, eseguo la fotocoagulazione laser in questi 2 punti, qui e qui. Questo è il follow up a luglio del 2009, un buon, anche se non c'è un completo risorbimento, comunque un parziale risorbimento. Settembre 2009 la fovea in piano rimane un po' di fluido sottoretinico eccentrico alla fovea, ma dopo 3 mesi vediamo, si forma una recidiva del fluido. Una recidiva del fluido, allora il paziente lo sottoponiamo nuovamente alla fluorangiografia, ma soprattutto anche alla angiografia con il verde di indocianina, che io
stupidamente, devo dire ingenuamente, la prima volta non avevo fatto. E vedete che all'angiografia con il verde di indocianina ci sono delle aree diffuse di aumentata permeabilità della coroide. Segno che la malattia è una malattia già in fase non più acuta, ma è già una malattia in fase cronica, perché l'aumentata permeabilità è già visibile all'angiografia con il verde di indocianina. E allora qui entra in gioco l'altro trattamento, che per me è un trattamento molto, molto importante, che è la terapia fotodinamica. La terapia fotodinamica guidata dall'angiografia con il verde di indocianina e guidata e indirizzata sulle aree di aumentata permeabilità della coroide. Questi sono i dati bibliografici, adesso non mi voglio soffermare sulla storia dell'angiografia col verde di indocianina e della terapia fotodinamica, che vedete dal 2003 al 2019, quindi ai giorni nostri, ha avuto un progressivo aumento delle pubblicazioni scientifiche, tanto che oggi nella CSC cronica è considerata il trattamento di scelta. Terapia fotodinamica che però non può essere somministrata a dosaggio pieno, perché chiaramente a dosaggio pieno, a dosaggio standard, non infrequentemente dà una prolungata e persistente chiusura della cora capillare, quindi con importante diminuzione irreversibile dell'acuità visiva, ma deve essere somministrata o dimezzando la dose, che è quello che noi facciamo a Genova, oppure dimezzando l'affluenza e mantenendo sempre la dose. In un modo o nell'altro, oggi la terapia fotodinamica è un trattamento, ormai è stato ampiamente dimostrato, sicuro ed efficace. E quindi, tornando al caso numero 3, a questo paziente che è recidivato dopo la fotocoagulazione laser, lo sottoponiamo alla terapia fotodinamica a dosaggio dimezzato nelle tre aree che vedete circolettate in verde, che sono le aree dove la coroide è più permeabile, sotto quindi la guida dell'indocianina, e questo è il follow-up. Due mesi dopo il trattamento vedete che si osserva una completa risorbimento del fluido sottoretinico che si mantiene nell'arco di tutto il follow-up. Questa è, io vedo periodicamente, annualmente, questo paziente, questa è una visita del 2018, e vedete che si mantiene la macula asciutta. Ho portato anche l'angio-CT per coloro che fossero curiosi di sapere l'angio-CT come si presentasse questo caso, vedete che è perfettamente a posto. Altro paziente, paziente con CSC, con sierosa, l'autofluorescente, in questi casi l'autofluorescenza in questi casi fa vedere uno scompenso dell'epitelio retinico, fa vedere tre aree, questa di ipoautofluorescenza, quindi in cui l'epitelio pneumatoretinico è molto danneggiato. Eseguiamo la fluorangiografia che fa vedere in corrispondenza di quelle aree uno scompenso cronico dell'epitelio pneumatoretinico. Certamente è molto probabile che in quel momento il responsabile del sollevamento sieroso fosse questa area, questo punto di leakage, però guardate l'angiografia con il verde indocianina come fa vedere queste aree multiple di iperpermeabilità della coroide. Allora, in questi casi il laser sicuramente non è consigliabile, ma è molto consigliabile, ed è quello che io a suo tempo ho fatto nel 2009, la fotodinamica a dosaggio dimezzato nelle aree di aumentata permeabilità che vedete qui circoscritte di giallo. E questo è il follow-up un mese dopo, completo il risorbimento del fluido del sollevamento sieroso. Qui siamo addirittura 7 anni dopo, questo persiste il completo risorbimento del fluido sottoretinico. Caso numero 5. Situazione un po' più avanzata, un po' più atipica. Questo è un paziente che si presenta con, da un lato, un sollevamento sieroso del nervo epitelio, ma anche distacchi multipli dell'epitelio pneumatico retinico. La fluorangiografia è questa, è presente questa area di leakage, presente sia all'angiografia con la fluorescina che all'angiografia con il verde di indocianina. Sottoponiamo il paziente a terapia fotodinamica in quest'area e quello che otteniamo è questo. Otteniamo un completo riassorbimento del fluido sotto il neuroepitelio. Il distacco dell'epitelio pigmentato retinico sostanzialmente è invariato, ma noi sappiamo che il paziente
al paziente poco importa dal punto di vista funzionale della presenza o meno del distacco dell'epitelio clinico, invece molto gli importa del sollevamento sieroso, perché è quello che gli determina la diminuzione dell'acuità visiva. Questo è a un mese di follow-up, a 3 mesi di follow-up e poi a 2 anni di follow-up. Vedete che rimane sempre la macula in piano, tranne per la persistenza, ma asintomatica, del distacco sieroso dell'epitelio clinico-fattore clinico. Altro caso un po' più complesso, paziente di sesso femminile. Sappiamo che le pazienti di sesso femminile sono meno frequentemente colpite da cororotinopatia sierosa centrale, ma quando sono colpite da questa malattia spesso hanno un sacco di problematiche sistemiche, come questa paziente, come glomerulonefrite, insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione arteriosa sistemica, aveva fatto uso prolungato di cortisone per la sua patologia di base, monocola perché l'altro occhio ha un'ambliopia da sempre, proprio questo era l'occhio che fino a poco tempo fa vedeva bene, fino alla comparsa di questo importante sollevamento sieroso del neuroepitelio che occupa tutto il polo posteriore, gran parte del polo posteriore e in particolare tutta la macula. La caratteristica che salta subito all'occhio e che molti di voi avranno già osservato sono le pieghe della coroide. Questa è una paziente molto ipermetrope, quindi con un occhio corto che classicamente ha pieghe coroideali e che è un po' più predisposto a avere una coroide, come vedete, un po' più congesta, un po' più spessa e quindi più frequentemente soggetta a CSC. Come la gestiamo questa paziente? Eseguiamo sicuramente seduta stante la fluorangiografia e l'angiografia con il verde di indocenene. In questi casi aiuta molto, secondo me, avere, qui noi a Ginevra siamo fortunati, il wide field, l'optos del California, che fa sia la fluorangiografia che l'indocianina, perché vedete come la fluorangiografia fa vedere multiple aree di leakage e di distacchi focali anche dell'epitelio clinico-fattore clinico, ma l'angiografia col verde indocianina, soprattutto nelle fasi tardive, in basso a destra, fa vedere aree multiple importanti di aumentata permeabilità della coroide. Allora, come gestire questa paziente? Questo è un caso complesso che è, per come la vedevo io, necessitava di un doppio trattamento e così ho fatto. Ho sottoposto la paziente a una blanda fotocoagulazione a laser in questi 3 punti che vedete, che per me erano quelli più attivi dal punto di vista del leakage, soprattutto questo qui in basso lungo l'arcata temporale inferiore, e l'ho controllato dopo 1 mese. Chiaramente non mi aspettavo che il fluido si riassorbisse completamente, però comunque, come potete vedere, rispetto all'OCT pre-laser c'è stato un comunque significativo riassorbimento del fluido, anche se persisteva chiaramente il fluido sotto la fovea. A questo punto ho eseguito la terapia fotodinamica. Terapia fotodinamica guidata a mezza dose, guidata dall'indocianina, in corrispondenza di queste aree che vi ho segnalato in verde. E questo è il quadro dopo il trattamento. Qui siamo a 2 mesi dopo una singola seduta di terapia fotodinamica a mezza dose. Vedete che si è tutto riassorbito, è presente una piccola falda di fluido sottoretinico molto, molto periferica, che rimane nel tempo anche a 5 mesi, però comunque si mantiene asciutto il polo posteriore e la regione maculare. Altro caso, caso numero 7. Caso numero 7 è un caso che presenta un sollevamento sieroso del neuroepitelio e poi distacchi multipli del epitelio pigmentato retinico, come vedete alla fluorangiografia. L'angiografia con l'iver di indocianina fa vedere, oltre ai distacchi multipli, anche in quest'area circondata, circolettata di nero, un aumento della permeabilità coroideale. In questi casi, come vi ho già detto prima, il mio personale approccio è quello di non attendere e di eseguire la terapia fotodinamica a mezza dose, ed è quello che ho fatto. Questo è il follow-up a 6 mesi, macula completamente asciutta, rimane e rimangono qua e là, adesso qui non sono presi dalla scansione CT, i distacchini sierosi dell'epitelio pigmentato retinico. Questo paziente diciamo, ha un follow-up molto lungo, continua ad avere la macula asciutta fino
al dicembre del 2017, quando torna perché lamenta un calo visivo e in effetti è presente un ampio, importante distacco sieroso dell'epitelio pigmentato-retinico, nel cui contesto è presente un altrettanto importante distacco sieroso dell'epitelio pigmentato-retinico. Io in questi casi sono stato invece un po' più attendista. Ho preferito non eseguire, non ripetere la terapia fotodinamica, perché in effetti questo distacco dell'epitelio pigmentato-retinico era veramente molto, molto grande e anche il sollevamento sieroso era molto, molto imponente. Ho aspettato e nel marzo del 2017 l'ho ricontrollato e si sono verificate, come vedete, due cose. Da un lato si è verificata una risoluzione spontanea sia del distacco dell'epitelio pigmentato-retinico che anche un importante risorbimento del fluido sottoretinico. Però, come vedete, è comparso fibrina. Allora, in questi casi è comparsa fibrina e che ha però iniziato a invadere la fovea. Il paziente mi torna e dice che lui vede peggio, perché chiaramente anche la fovea era coinvolta. Questi sono casi dove la gestione del paziente deve essere fatta con una certa oculatezza. Io l'ho sottoposto a terapia fotodinamica a mezza dose, però qui bisogna stare molto attenti, perché dove c'è fibrina c'è sempre il rischio che la terapia fotodinamica, pur essendo a dosaggio modificato, possa creare una sorta di coartazione, di fibrosi. E in effetti è quello che è successo. Questo è il quadro un mese dopo la seconda terapia fotodinamica a dosaggio dimezzato e vedete che è vero che la fovea era in piano, ma se ci spostiamo, e la fotografia a colore lo fa vedere, si è creata una coartazione, una fibrosi, ci sono delle pieghe retiniche, c'è la fibrina sotto il neuroepitelio che si è coartata, è diventata fibrotica e si è iniziata a creare una fibrosi trazionale. Il paziente in questo caso lamentava un'accentuazione della metamorfosi. Qui la situazione è che non possiamo fare altre cose se non essere attendisti. Per fortuna, dopo qualche mese, questa fibrosi, questa trazione si è risolta e, come potete vedere, non è più presente, o comunque si è notevolmente risolta la trazione, la macula rimane in piano, le metamorfopsie sono molto diminuite e il paziente è più contento e sereno. Se non che questo è sempre lo stesso paziente nelle ultime visite di follow-up, quindi siamo a marzo 2020, quindi poche settimane fa, iniziano le modificazioni degenerative un po' più avanzate della cororetinopatia serosa centrale, che non riguardano soltanto l'accumulo di fluido sotto il neuroepitelio, ma riguardano anche il coinvolgimento degli spazi intraretinici e quindi inizia la degenerazione cistoide posteriore della retina. Vedete che c'è un edema intraretinico per il fatto che si è creata, e le vedete nelle scansioni in basso, una atrofia, un assottigliamento dell'epitelio pigmentato retinico e quindi la cora capillare ha diretto contatto direttamente con il neuroepitelio. E quindi il fluido può iniziare a infiltrare il neuroepitelio e essere responsabile della formazione della degenerazione cistoide posteriore, di cui poi parleremo leggermente più avanti in un altro caso. Questo parallelamente invece è il risultato, è un caso di un paziente con il caso numero 7, un sollevamento sieroso bilaterale, dove è presente anche qui a livello foveale, vedete all'autofluorescenza e all'OCT, molta fibrina, tutto questo materiale iperreflettente che è presente nell'occhio di destra, così come nell'occhio di sinistra è fibrina. Questo paziente è un paziente che ha una allergia molto importante per la fluorescina. A suo tempo, con altri colleghi, era stato sottoposto ad una fluorangiografia ed era andato incontro ad uno shock anafilattico, quindi non poteva in nessun modo essere sottoposto nuovamente a fluorangiografia, perché il rischio era veramente molto alto. E allora, io in questi casi sono stato sicuramente molto fortunato,
basandomi sulla fotografia a colori, sull'autofluorescenza, sull'OCT, sia nel destro che nel sinistro, ho eseguito direttamente la terapia fotodinamica a mezza dose e devo dire che questa volta invece sono stato in qualche modo premiato e fortunato, non c'è stata nessun tipo di coartazione, nessun tipo di fibrosi sottoretinica, il fluido si è restituito completamente e il paziente ancora oggi ha una macula completamente asciutta, anche se ovviamente sono presenti un po' di alterazioni degli stati retinici esterni. E qui però siamo già a follow-up molto lunghi di 4 anni. Vi dicevo, il problema della degenerazione cistoide posteriore è questo. Questi sono casi molto avanzati in cui l'epitelio pigmentatore retinico è assente e si crea un'aderenza tra la cora capillare e la retina soprastante, per cui il fluido inizia a infiltrare la retina. Questi sono casi che rispondono molto poco e molto male alla terapia fotodinamica. Oggi non sappiamo bene come gestire questi pazienti. Questo è un paziente trattato con terapia fotodinamica, alla vostra sinistra pre-trattamento, alla vostra destra certamente dopo un mese si è ottenuto un buon risorgimento, ma poi vedete che c'è di nuovo la riapertura della degenerazione cistoide posteriore. Quindi questi sono casi che ad oggi, ecco, sono un pochettino orfani di trattamento. C'è chi propone e può fare, e in parte anch'io ogni tanto lo faccio, propone le iniezioni intravitreali, ma siamo in un ambito qui ancora non del tutto noto e non del tutto certo, quello sulla efficacia dei farmaci anti-VEGF. Caso 9, numero 9. Siamo in era angio-CT e quindi non poteva mancare una sierosa che si presentava con la classica presenza di questi neovasi quiescenti, filamentosi, descritti dalla amica professoressa Chiara Andi qualche anno fa, sotto l'epitelio pigmentatore retinico. Questi non sono altro che forme di quiescenti di CNV occulta che probabilmente si formano per compensare una coroide che ossigena poco e male la retina. E a mio avviso e avviso di chi è più esperto di me in questo ambito, non sono responsabili della presenza e della comparsa del fluido sottoretinico. Per cui in questo caso questo paziente, questa è l'angiografia con fluorescina e l'angiografia con verde di indocianina, noi non consideriamo queste CNV la causa della cororetinopatia serosa centrale, ma semplicemente una conseguenza della cronicità di una coroide poco incline a ossigenare la retina, e quindi per compenso si formano dei neovasi. Per cui chiuderli con una serie ripetuta di anti-VGF potrebbe anche essere controproducente, non sappiamo. Io questi casi d'ufficio li tratto anche questi con la terapia fotodinamica. Questo era un paziente che lì per lì avevo deciso di non trattarlo, l'ho osservato, ho visto che comunque si era verificato un parziale risorgimento spontaneo del fluido, però poi, continuando a seguire, c'è stata la recidiva. Vedete che il fluido è molto aumentato a fronte di una CNV che di fatto non si è tanto modificata, è rimasta pressoché uguale. E allora ho provveduto a sottoporre questo paziente a terapia fotodinamica a mezza dose e vedete che siamo ritornati nella fase che eravamo durante la prima visita, in cui c'era un pochettino di fluido, ma comunque nettamente meno rispetto a prima che lo sottoponessi a terapia fotodinamica a mezzo dosaggio. Questo siamo a 8 mesi dalla terapia fotodinamica a mezza dose. Ultimi due casi. Caso numero 10. Chiaramente non sono sempre tutto rose fiori. Questo è un paziente che io ho visto la prima volta nel febbraio del 2012, un paziente con cororetinopatia serosa centrale, sollevamento seroso del neuropitelio. La volta del neuropitelio è molto spessita, segno questo di
cronicità, di persistenza del sollevamento, vedete che c'è del materiale giallognolo, quindi questo è già un po' di fibrina sotto il neuroepitelio. L'autofluorescenza fa vedere delle aree di iper e di ipoautofluorescenza, segno che comunque c'è una cronicità della malattia. La fluorangiografia fa vedere una piccola area di leakage, ma poco, non molto attivo. Io qui ho commesso un errore, è importante anche saperli riconoscere gli errori, perché soltanto se uno li riconosce li può poi evitare la volta successiva. Ho eseguito la fotocoagulazione laser, perché eravamo nel 2012 e ancora il laser era un trattamento che usavamo molto, però qui ho avuto una complicanza neovascolare che può insorgere, ed è una complicanza neovascolare proveniente dalla coroide, quindi una neovascolarizzazione coroidiale che non è paragonabile a quello che vi ho fatto vedere prima, perché non è una forma che cresce a crescita, diciamo, orizzontale sotto l'epitelio pigmentorotico quiescente. Questa è una vera e propria neovascolarizzazione coroidiale manifesta di tipo classico, che cresce verticalmente, che è responsabile di emorragiole, che è responsabile di accentuazione e peggioramento della sintomatologia visiva. E questa sì che deve essere gestita con i farmaci anti-VGF. Poi la situazione chiaramente non siamo riusciti, dopo un primo momento in cui invece il trattamento è risultato molto efficace, il trattamento anti-VGF, poi la situazione, per via anche della lontananza di questo paziente che non riusciva a venire sempre agli appuntamenti, la situazione è sfuggita di mano e quindi la membrana è evoluta verso una forma ormai disciforme, cicatriziale. Per cui questa è una complicanza che chiaramente si può succedere nel corso dell'evento. Queste sono le visite di follow-up successive. Ultimo caso, e poi ho concluso, paziente sottoposto nel 2012 a terapia fotodinamica a mezza dose. Vedete, da un paziente di questo genere, in alto vedete l'OCT. L'OCT è un OCT dove si vede il sollevamento seroso del neuroepitelio, ma si vede anche e si riconosce che è cronico ed è persistente lì da tanto tempo. Perché? Perché c'è tutta una granulazione della retina esterna. Questi sono tutti dischi dei fotorecettori impilati e ammollo nell'acqua già da diversi anni, per cui un paziente di questo genere deve essere trattato, perché il fluido deve essere fatto riassorbire, ma gli si deve dire a priori che il recupero visivo verosimilmente sarà modesto, se non scarso. E infatti dopo la terapia fotodinamica abbiamo avuto in basso, vedete, un completo riassorbimento del fluido sottoretinico, ma c'è un altrettanto assottigliamento della fovea, della retina centrale. Perché? Non certamente per il trattamento, ma perché la retina aveva sofferto per la persistenza del fluido sottoretinico per molti anni. Questo paziente poi l'abbiamo continuato a seguire, fin tanto che ci chiama un giorno e ci dice: guardate che io vedo storto. Lo rivediamo e in effetti qui aveva avuto una complicanza, anche in questo caso si era sviluppata spontaneamente una complicanza neovascolare, quindi una neovascolarizzazione coroideale, nuovamente una forma, chiamiamola acuta, non una forma quiescente che cresce sotto l'epitelio pigmentorotinico, ma una forma verticale che passa l'epitelio pigmentorotinico e cresce sotto l'epitelio. C'è anche una petechia emorragica, quindi queste certamente sì che sono forme che devono essere trattate velocemente con gli anti-VGF. Questo è l'angio-CT che fa vedere molto bene i neovasi retinici, e questo è il follow-up dopo il trattamento con farmaci anti-VGF. Per cui il mio messaggio personale che mi piacerebbe che ognuno di voi portasse a casa è quello di non aspettare troppo. Non dire ai pazienti: aspetta che ti passa, cambia lavoro, vai in vacanza, sei agitato, perché tanto il paziente, uno è fatto come è fatto, non gli si può dire di cambiare lavoro o di andare in ferie. Per cui prima si tratta il paziente in linea di massima e secondo me meglio è. I due trattamenti che io reputo
i più efficaci e sicuri sono fotocoagulazione laser, ma è necessario proporla quando è realmente indicata, oppure la terapia fotodinamica a mezza dose, che è quella che facciamo noi a Genova, oppure a mezza affluenza. I risultati sono sostanzialmente sovrapponibili. Non ho citato né eplerenone e né trattamento micropulsato o comunque sotto soglia, perché ad oggi sia l'eplerenone che il trattamento sotto soglia sono trattamenti che sono stati dimostrati inferiori rispetto o all'osservazione, vedi l'ultimo lavoro randomizzato pubblicato addirittura sul Lancet di confronto tra l'eplerenone e l'osservazione nella CSC, che lo studio PLACE di confronto tra la terapia fotodinamica a mezza dose e il laser micropulsato, dove anche in questo caso è stata dimostrata la netta superiorità della terapia fotodinamica a mezza dose. Spero di essere stato sufficientemente chiaro e se ci sono poi delle domande sarà un piacere rispondere. Ti ringraziamo molto, Massimo. Io, se posso, avrei un paio di domande da farti. La prima, allora, chiarissimo il tuo messaggio, non aspettiamo troppo prima di trattare il paziente, proponiamogli questi trattamenti che sono efficaci, che sono poco invasivi e che hanno degli ottimi risultati, come tu ci hai chiaramente fatto vedere, soprattutto con questi follow-up che hanno il grande valore scientifico di essere a lunghissimo tempo. Parliamo della terapia medica. Qual è la tua, diciamo, cioè, nel senso, paziente che arriva per la prima volta alla tua osservazione con questo tipo di patologia? Aspetti e vedi se si risolve spontaneamente o provi una terapia topica o comunque farmacologica? Allora, io di solito, se capisco che l'evento è veramente la prima volta che il paziente lo manifesta, e l'unico modo per capirlo, secondo me, dopo avergli fatto lo CT, è fargli l'autofluorescenza. Perché l'autofluorescenza ti dà l'idea, in modo non invasivo, dello stato di salute dell'epitelio pigmentato retinico. Allora, se veramente è il primo evento, io francamente non do nessun tipo di terapia medica. Non do né la citazolamide, non do né il FANS, non do integratori, non do niente. Gli dico, guardi, gli spiego la situazione e cerco di fare faccio un'anamnesi per escludere che non ci siano concomitanti assunzioni di cortisone, quello è importante, perché se ci sono assunzioni di cortisone allora mi comporto diversamente, non aspetto, ma se non ci sono nemmeno assunzioni di cortisone, un mese glielo do, un mese, gli dico non faccio la fluorangiografia, ci rivediamo tra un mese, ripetiamo l'OCT, e se la situazione si è risolvita da sola, bene, arrivederci e grazie. Se c'è fluido, se persiste fluido, o magari se è un pochettino diminuito ma persiste fluido, io lo tratto. Ok. Domanda sotto categoria della medesima di prima. Questi trattamenti, secondo te, sono da consigliare anche in caso di pazienti che, per carità, magari dopo un mese hanno un quadro modesto e quindi che si risolve spontaneamente, ma che tendono ad avere numerose recidive? Il numero delle recidive entro l'unità di tempo, un anno, secondo te può avere un qualche significato che fa propendere per una terapia piuttosto che per un'altra? Ma guarda, io secondo me non è tanto un discorso di recidive, è un discorso di stato di salute dell'epitelio pigmentato e condizione della coroide, che mi fa scegliere il trattamento. Le recidive purtroppo anche dopo trattamento si possono verificare. Avete visto che dopo la fotocoagulazione a laser quel paziente poi è recidivato e può succedere che anche dopo terapia fotodinamica il paziente è recidivi e gliela rifacciamo. Si può ritrattare col paziente, il paziente numero 2, il caso numero 2, l'ho ritrattato con laser. Ci sono diversi pazienti che con la fotodinamica li ritratto. Non è un problema. Io sono convinto che se noi iniziassimo a trattarli subito, sin dall'inizio, avremmo molte meno recidive e molte meno casi di CSC cronica. La CSC cronica viene un po' perché il paziente potrà sembrare strano, ma non se ne accorge. E quello non ci possiamo fare niente. Ma la CSC cronica, la cronicizzazione viene anche perché, lasciatemelo dire, molti pazienti girano 1000 oculisti e
hanno difficoltà ad arrivare a quello che gli dice: no, guarda, io ti tratto. Perché tutti in qualche modo temporeggiano, aspetta, non aspetta, il laser è pericoloso, ti crea bruciature, ti danneggia la retina, e allora chiaramente il paziente si spaventa. Domanda numero due, a prescindere dal trattamento, quanto incide secondo te lo stato emotivo del paziente, lo stress, le sue abitudini di vita, tipo per esempio il fumo, a prescindere dal fatto che noi lo trattiamo oppure non lo trattiamo, quanto incide secondo te tutto questo e soprattutto quanto si può fare da un punto di vista psicologico, secondo te, che efficacia può avere accompagnare il paziente in questo senso, oltre che dal punto di vista nostro di oculisti come specialisti di retina, ecco? Questa è una domanda, secondo me, veramente molto azzeccata, che noi spesso tendiamo un pochettino a scotomizzare. Allora, ci sono, per come la vedo io, ci sono due tipologie di pazienti stressati. Una tipologia sono quei pazienti che sono stressati di loro, cioè magari sono impiegati alle poste, con tutto rispetto per gli impiegati alle poste, ma hanno loro una personalità di tipo A, imponente, sono ansiosi, sono agitati e quant'altro. Poi c'è un'altra categoria di persone che invece sono molto calme, tranquille, ma che fanno un'attività lavorativa che prevede un forte stress. Tant'è vero che non è infrequente che i pazienti colpiti da CSC siano forze dell'ordine, vigili del fuoco, persone che hanno un alterato ritmo circadiano, persone che fanno le notti, o piloti di aerei, insomma, persone che comunque hanno un'attività lavorativa che per un verso o per l'altro li sottopone a un importante stress. Allora, nel primo caso mi è già successo di dire al paziente, di suggerire al paziente, se già non lo fosse, di in qualche modo aiutarsi un po' con una terapia di supporto, che può andare da un blando a valeriana, oppure anche magari a chiedere l'aiuto di uno psicologo, uno psichiatra, per cercare un pochettino di placare questo stato d'ansia, questo stato di agitazione. Negli altri casi, purtroppo, non ci possiamo fare niente. I carabinieri, i poliziotti, i vigili del fuoco, i piloti di aerei sono sottoposti ovviamente a degli stress che non possiamo evitare, ecco. Sì. Ok, ultima domanda, poi ti lasciamo al tuo lavoro. Domanda da oftaresident. Io sono un tuo specializzando e tu mi insegni come fare il laser. Che parametri usi, come setti la macchina, che consigli dai ai giovani che si apprestano a questa tecnica? Allora, questo è un grosso problema, secondo me, oggi. Perché oggi noi siamo abituati a sottoporre i pazienti a trattamenti il più possibile poco invasivi, ok? Per quanto possa sembrare strano, le iniezioni intravitreali sono di fatto poi alla fine molto poco invasive. Molto più invasivo e molto più difficile da imparare è il laser, la fotocorrosione laser, tanto più che oggi se ne fa sempre meno, perché praticamente ormai per l'edema macolare diabetico la griglia non si fa più. Si fa certamente la fotocorrelazione laser disseminata sulla retina, ma lì i margini di apprendimento sono veramente molto, molto più ampi ed è molto più semplice, se vogliamo. Sulla fotocorrelazione della macula è molto più difficile oggi, credo, accompagnare un giovane e educarlo e insegnarlo. Io ti posso dire come ho fatto io, perché poi alla fine è dall'esperienza di ognuno di noi che cerchiamo di è l'esperienza di un'unione che cerchiamo di trasmettere ai nostri giovani. Allora, ma erano tempi diversi, erano tempi in cui non c'era altro che la fotocorrelazione laser. Allora, io me la sono imparata fondamentalmente per conto mio, ma non perché non voglio insegnarla ai giovani. Ai giovani io posso insegnarli, posso dirgli guarda, fai questo, fai quest'altro, usa energie, parti dal basso, usa energie basse, spot piccoli, e cerca di seguire e di individuare la fovea, perché poi è la fovea che tu devi evitare. Però poi alla fine, quando ti ritrovi il paziente, lì quello che io dico ai giovani è intanto iniziate a mettere le vette a contatto. Quando cartellate i pazienti, mettete le vette a contatto e abituatevi a riconoscere la fovea,
perché quello è importante. Magari lo mettete anche al laser e accendete la mira luminosa e chiedete al paziente di fissare la mira luminosa e di seguirla. Questo intanto è un esercizio che secondo me è di estremo aiuto per i giovani, perché gli insegna e li rende confidenti nel individuare la fovea, perché è la zona che assolutamente dobbiamo evitare. Dopodiché il passo successivo è riuscire a traslare quello che noi vediamo dalla falangiografia, perché quando noi andiamo a fotocopiare il punto di fuga, poi non abbiamo, una volta che mettiamo il fotocontatto, non abbiamo la falangiografia, vediamo a colori. Quindi noi dobbiamo andare sulla falangiografia a individuare il punto e poi a cercare il punto di repere sulla fotografia a colori. Allora, poi una volta che uno ha la fotografia a colori col punto di repere circolettato, perché il punto di repere è rappresentato magari da un incrocio di vasi, perché quelli sono i punti di repere, allora col paziente alla lampada fessura cerchiamo di capire quale potrebbe essere il punto da trattare. Secondo me questo è già un esercizio che uno può fare tranquillamente, senza grossi problemi, a qualsiasi paziente. Ed è veramente molto, molto importante. Benissimo, allora Massimo, sei stato prezioso, gentile, ti ringraziamo tantissimo a nome di tutto il network. Al più presto elaboreremo questo filmato, che sarà mandato in onda, come detto, domenica mattina alle ore 10. E ti preghiamo di essere con noi poi nei commenti per eventuali richieste di approfondimento da parte dei colleghi. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie.